Canale. Oggi abbiamo provato delle novità molto chiacchierate, molto succose, tipo Bye Mario, tipo i nuovi lipstick di MAC, tipo il bellissimo nuovo cream blush di Tom Ford, il nuovo mascara di Lisa Eldridge e tanto di più. Quindi mi raccomando, se volete vederlo, continuate a vedere il video. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi, che è Bottega Verde. Sono felicissima di lavorare con loro oggi perché davvero è un marchio che... Allora, io questa storia ve l'ho raccontata tante volte, quindi se mi seguite da anni già lo sapete, ok? Però ve la racconto perché è sicuramente nostalgica. Quando ero ragazza, e parlo proprio giovane, tipo 14 anni o 15, ok? Io ricevo la paghetta settimanale e tutti i sabato pomeriggio in centro andavo da Bottega Verde nella mia città e compravo skincare e body care come se piovessero. Cioè, ero già così da ragazzina, avete capito perché? Da adulta sono messa così. Comunque, ho pensato di raccontarvi tre prodotti che secondo me sono assolutamente magistrali e che mi sento veramente di consigliarvi perché sono di qualità, anche approfittando della promo che ci hanno dato. Anzi, ve la dico subito perché la promo è veramente molto bella. Allora, con il codice GIULIABV24, scritto tutto attaccato tutto maiuscolo, avrete il 50% di sconto, ok? A partire dal prezzo di listino, sia sul sito di Bottega Verde che troverete qui, sia nei loro oltre 350 negozi fino al 31 marzo. Se andate in negozio ad acquistare, vi basterà dire il nostro codice GIULIABV24 e avrete lo sconto. Quindi fantastico anche per chi di voi preferisce recarsi nello store fisico. Vi ricordo che al codice ci sono delle esclusioni come i prezzi bloccati, mini size, integratori, tessere regalo, novità e accessori. Vi faccio vedere i must have. Numero 1. Adesso si è ridiviso, ma io poi l'ho tirato fuori dalla doccia e si vede, ma perché mi piace tantissimo. Questo è della linea Marmorto ed è lo scrub corpo con sali del Marmorto. Questo è il maxi formato, ok? È uno scrub meraviglioso, proprio il vero scrub qualità spa. Ok? Ottima granulometria, ottimo grado di esfoliazione, profumo stupendo e tra l'altro contiene sali del Mar Morto che sono super detox e idratanti, ma adesso leggo l'inci, se non sbaglio, esatto, su una base glicerina. Quindi ha questa azione detox, drenante, idratante, è meraviglioso. Io amo questo prodotto follemente e poi mi aiuta ovviamente anche, avete capito? Mi piace veramente tanto tanto tanto. Non vi ho inserito in questo video ad esempio il bagnoschiuma della linea Petali di Vaniglia, che mi piace tantissimo, anche il bagnoschiuma Vaniglia Nera, la crema corpo Vaniglia Nera, però ho voluto proprio sceglierne tre, ok? Poi l'altro prodotto, no, ma io ve lo mostro perché non potete capire, se non lo vedete addosso non potete capire. È un rossetto che tipo ha un livello di perfezione difficilmente raggiungibile. Allora, innanzitutto vi dico che sta benissimo con la matita labbra. Ok. Comunque è il lipstick rossetto lunga tenuta matta assoluto nutriente nel colore cannella. Non adatto ai deboli di cuore, io ve lo dico. Siete pronti? È perfetto, poi oggi ho fatto tanti rossetti qui. Sono tutta un po' così nei contorni, ma adoro il bullet che ha un incavo interno che abbraccia il contorno delle labbra. È vellutante, long lasting, colore 10 lode, ok? Mi piace da 1 a 10 un milione questo qua. È veramente, veramente consigliato. La formula è, secondo me, magistrale. E il colore... Ciao, devo dire. Sono fantastici anche i liquid lipstick, però di Bottega Verde mi piacciono molto. Ho fatto una scelta oggi, insomma. L'altro prodotto che assolutamente vi consiglio, che è un prodotto più recente d'uscita, tra l'altro è ricaricabile, ed è la collagene elastina crema viso giorno elasticizzante anti-rughe. Allora, la cosa interessante è che è stato testato, tra l'altro, più 36% di produzione di collagene di tipo 1. Texture voluttuosa, mi piace molto perché è voluttuosa ma si assorbe velocemente, ottima anche come base per il trucco. Contiene due brevetti, dunque sentite qua, sono, adesso ve li spiego.
se li trovo. E lo scusate, un brevetto e un attivo. Allora, si chiama Fitocollagen, che è un booster di collagene di origine naturale, ok? Che ha ovviamente un'azione antietà, idratante e ovviamente stimola la produzione endogena di collagene. Poi c'è un brevetto che si chiama Skinectura, che viene fatto tramite un estratto floreale di origine australiana che migliora visibilmente l'aspetto generale della pelle già dopo un'ora dall'applicazione e stimola la sintesi di collagene e di elastina. Da qui il nome. Quindi non contiene collagene e elastina, ne stimola la produzione, che è decisamente meglio. Ok? A me piace veramente tantissimo. Tra l'altro, nella formula abbiamo anche la vitamina C. La vitamina C, lo sapete, oltre ad essere un illuminante antiossidante, stimola la produzione endogena di collagene. Abbiamo il pullulan, che ha un bellissimo effetto tensore. Quindi il blend di principi attivi, uniti ovviamente all'azione stimolante la produzione di collagene, dà questo aspetto overall molto molto bello, molto levigato. A me piace tantissimo. Poi la versione giorno, grazie proprio anche al pullulan, che dà proprio questo effetto, oh, mi piace tantissimo. Questi tre veramente secondo me sono dei must have del brand Bottega Verde. Vi ricordo ovviamente il nostro codice sconto, come sempre lo leggo perché io ho sempre paura di averlo sbagliato, no? Allora, GiuliaBV24, trovate ovviamente qua sotto tutte le informazioni in info box. Io ringrazio ancora tantissimo Bottega Verde. Vi ricordo che il codice vale anche negli store, quindi muah! E adesso andiamo a provare insieme le novità. Non sono tante, ma ero super curiosa di provarli, tipo l'Etherealize di By Mario, cioè dobbiamo, o il nuovo mascara di Lisa Eldridge. Sono in crisi. I nuovi rossetti di MAC, scopriamo se sono validi come i vecchi matte. Il nuovo cream blush di Tom Ford. Ok, un po' di succosità da provare. Cominciamo direi con la palette By Mario. Subito ci pigliamo questa bella transizione primaria e la sbattiamo rapida rapida nella piega. Ah, tra l'altro, spolverina, ma sono quelli, di solito sono gli ombretti particolarmente setosi che si sfumano benissimo, ma non bisogna, insomma, se sfarinano, se muoviamo troppo il pennello all'interno della cialda. Comunque vi volevo dire una cosa, tra l'altro. Ho notato rispetto alle altre palette di Mario che ho, che questa ha delle texture completamente differenti, che non è assolutamente un male, solo una caratteristica. Anche gli shimmer, soprattutto gli shimmer sono diversi, ma anche i matte di solito hanno una pressatura differente. Beh, comunque, facciamo così. Pennello piccolo, sbattiamo sempre lo stesso colore anche nella rima inferiore. Tra l'altro oggi ho provato un nuovo correttore, ma non so se sono convinta, mi vedo un po' troppo segnata per i miei gusti oggi. Poi prendo questo marrone secondario, via. Sto semplicemente creando la struttura esterna, così poi ce ne andiamo felici felici con gli shimmer, che sono sicuramente la parte più interessante di questa palette, perché i marroncini ce li abbiamo tutti, via. Anche se devo dire che si sfumano molto facilmente, proprio anche grazie al grado di pressatura bassa. Questa palette è strano perché è molto amata, ma c'è chi la odia. Cioè è una palette che divide. Ho visto proprio persone dire delle cose fantastiche questa palette, tipo che, cioè, ti cambierà la vita per sempre, ok? E altre che dicono, ma io non capisco tutto questo hype. Quindi devo dire che sono molto curiosa. Beh, vabbè, cioè, ok, fantastica, beh, matte, che ve lo dica fa. Sto usando i due matte che vi ho fatto vedere, semplicemente poi riprendo quello più chiaro, diffondo i bordi, solita tarantella. Ora, io... Allora, abbiamo questo, che è un bronzo semi satin classico, carino. Poi abbiamo questo che è molto granuloso, questo è molto secco, più degli altri, però è carino, molto, come un oro verde, ok? Poi abbiamo il trio di punti luce effetto bagnato, quello dorato, quello chiaro e quello che vorrei usare io, che è quello al centro, e ho finito le dita, no, ce l'abbiamo. Questo. Vedete, però sono tutte, a parte il bronzo, sono come variazioni di luce più che veri colori, ok? Cioè uno è un po' più taupe, uno è un po' più dorato, uno è un po' più pescato. Sicuramente, almeno swatchandoli, il più bello è quello che vorrei mettere oggi io, perché ha qualche riflesso, proprio effetto bagnato all'interno. Devo dire che mi aspettavo una cosa leggermente diversa da come l'ho vista online. Mi aspettavo una roba più tipo, oh, metallo. In realtà sono più riflessi che metallo, che non è una cosa negativa, è semplicemente una caratteristica.
Comunque, io adesso prendo il marrone, quello un po' più scuro, e lo metto all'esterno, all'interno, solita tarantella, mi unisco nella piega, sto creando la struttura per poi dopo andare con lo shimmer che sarà il nostro sicuramente colore protagonista, e uso l'alo così lascio il centro libero per divertirci poi con quel colore. Non capisco, cioè a questo punto, non so se lo vedete, dove sembra che il colore aggrappi di meno, e qui dove ha aggrappato troppo. Non lo so, forse ci devo prendere la mano con questi matte, perché sono molto sottili, ma non lo so, sono diversi da quelli con cui lavoro di solito. Il risultato mi piace, però noto questa striscia chiara, come se l'ombretto non attaccasse, e un po' mi disturba, devo dire. Proviamo con la transizione secondaria, a vedere se riesco a... Vedete che qui è più scuro di qui? Storia. E attaccati un po'. Una striscia senza colore, però ci va sopra. Vabbè, ok. Forse perché avevo settato la base, non dovevo. Mamma mia, che orrore sta striscia bianca, però. Vabbè, ok, basta, passiamo oltre. Prendo un attimo l'Always On Smashbox. Adoro nel colore vanilla, giusto perché avendo quel colore un riflesso pescato, non mi dispiace l'idea di mettere una base cremosa qui che ha però un sottotono che è un bagno di beige, perché potrebbe sicuramente enfatizzare il riflesso naturale di quell'ombretto. Dopo per la striscia bianca, per la striscia più chiara, vediamo come risolverla. Ora non è gravissimo, è che io ho 300 luci su e vedo tutti dei dettagli che se fossi in bagno normalmente a truccarmi probabilmente neanche vedrei. Questi ombretti matte di Smashbox sono una roba, un portento veramente. Non so perché non siano più famosi e non so perché non facciano più Olive, che era il colore più bello di tutti. Qualcuno mi dica perché, però io li uso tantissimo. Questi qua ho praticamente tutti i colori. Comunque, questo è un colore molto soffice, molto sottile, effetto palpebra bagnata. Quindi, sicuramente col dito rende meglio. E lo vado ad applicare. Vabbè, ovviamente fa un po' di fallout, me l'aspettavo perché è come un glitter molto sottile che fa questo effetto super luce. E mi ricorda molto quelli di Urban Decay, per darvi un'idea, semplicemente con un trito più sottile. Forse avrei dovuto mettere una base un pochettino più appiccicosa per far sì che non facesse tutto sto chilo di fallout. Però vabbè, il risultato è bello, è sicuramente molto elegante. Adesso prendo il colore più chiaro e lo concentro giusto al centro per vedere se vedo qualche differenza. No, sono troppo uguali, sono sempre questo effetto glitter trasparente che... Ok. Allora, se devo essere onesta, ora primo utilizzo, una palette va capita, bisogna giocarci, quindi non fate troppo riferimento a quello che sto dicendo in questo momento, ma non mi dispiace, ma non sono impazzita. Comunque, questo è il mio solito fondotinta compatto di Duce NL4. Coreano, cioè è made in Korea ma non è coreano, ormai ho fatto il buco, povera me, e io lo uso tantissimo anche quando devo cercare di tirar via il fallout, perché aggiungendo un po' di coprenza tende a renderlo un po' meno visibile, no? Comunque questo è un trucco che potrei ottenere facilmente con una delle mie palette. Non lo so, non lo so, ci aggiorniamo su questa, non sono convintissima. Comunque prendo il colore più scuro, che è quello che ho scritto Mario, che è un bel marrone così. Cioè, se penso tipo alle mie Patrick Ta, ok? Io adoro le palette di Patrick Ta e lo sapete. Se penso a Natasciona, soprattutto quando vuol dare del suo meglio, ok? Non lo so, forse mi piacciono di più. Ma ripeto, è il primo utilizzo, quindi... E non ho fatto niente veramente di complicato. Però ho usato 1, 2, 3, 4, 5, 6 colori. Ok, non lo so, non ho capito se mi ha rubato il cuore oppure no. Poi in alcuni punti si è sfumato veramente a un livello di perfezione totale, in altri meno. Non lo so, voi avete comprato questa palette, la state usando, vi piace, avete consigli? Ditemi tutto, sono curiosa. Non sto dicendo che non mi piaccia, sto dicendo che forse boh, mi aspettavo una cosa diversa, credo, boh, non lo so.
Comunque il risultato è bello, è molto elegante comunque, sicuramente molto elegante, questo noi glielo riconosciamo. Ora prendo, solito, Colourpop in Sunnyvale, matita marrone più long lasting nella rim interna della storia delle matite long lasting. E la metto qui, ragazzi, le matite di Colourpop come tengono nella rim interna loro e costano qualcosa come, non so, tipo $5, cioè. È vero, poi paghi un po' di dogana, ma se li vale tutti, la dogana che paghi, devo dire. Ops. Rima interna superiore, solita storia. Poi direi che passiamo un attimo alla rima inferiore, poi decido cosa fare della mia esistenza. Transizione primaria, quindi il marroncino più chiaro che abbiamo usato prima. Ma com'è bello questo colore nella rima interna? Perché butta fuori un po' di quasi di borgogna. Bellissimo, stupendo, devo dire. Io adoro le matite di Colourpop. Infatti ho preso quel set che era uscito qualche mese fa, dove ci sono un sacco di colori e me le godo, me le uso. C'è il lilla che... Ok, anche il bordeaux è bellissimo. Il rosa pastello è bellissimo. Sono tutte bellissime, devo dire. Ok, primario. Ecco, vedete, concentrato in una zona piccola come la rima interna mi piace moltissimo, ad esempio. Adesso prendo il marrone più scuro e lo metto più attaccato alle ciglia. Solita storia. Tanto trovo, guardate, in zone concentrate creano un degradé bellissimo. Boh, assurdo. Ok, comunque la riuserò e vi aggiornerò. Per adesso diciamo che se dovessi dargli un voto, cioè da 1 a 10, primo utilizzo, sarebbe un 7 meno meno. Cioè non è balorda, ma non è 9 e mezzo. Non so se mi sono spiegata. Ok, andiamo a scurire un po' gli esterni, però li vedo ancora troppo chiari. Faccio un mix tra i marroni e prendo un po' di questo. Ok. No, qua mi continua a fare un po' di macchie. Qua non si vuole attaccare, ma che storia ha? Capitano anche le giornate sbagliate, quelle dove il trucco non ti esce neanche se fai le macumbe, capitano. Poi devo dire che siamo umani, a volte ci escono meglio le cose, a volte meno bene. Colore un po' più chiaro, cerco di sistemare la cosa. Poi devo dire che ho molto più fallout di quanto pensassi. Forse avrei dovuto usarla. Non è che non mi dispiace, però non dico wow, non so se mi sono spiegata, ecco, adesso la pianto però. Ci avrei messo forse un po' di nero, ma non c'è e quindi passo oltre. Prendo la matita di Hourglass nel colore Voyeur. Per... Ma da boh? Cioè con quello che costi ti permetti di volare fuori morta? Ci piace Hourglass, siamo felici di sta roba qua. Avevo scelto lei perché, vedete, ha un po' di riflesso e pensavo potesse giocare bene con il riflesso al centro, ma devo dire che lo vedo meno riflessoso di quanto mi aspettassi. Vabbè, ok. Io ho paura che voli fuori di nuovo. E la concentro qua. Attaccatura primaria. All'inizio, alla fine, lascio il centro vuoto. In questo modo, così do più intensità possibile all'attaccatura del ciglio. In questo modo. Ora, una riga leggerissima di eyeliner sono attaccata alle ciglia, direi. Better Than Sex di Too Faced, marrone, però ottimo, ottimo eyeliner. Infatti mi era venuta voglia di... Aspettate, che devo appoggiare il dito e se no faccio la macchia. Devo dire che mi è venuta la voglia di provarlo anche in nero. Voi avete provato l'eyeliner di Too Faced in nero? Vi è piaciuto? Sì? Non vi è piaciuto? Ditemi la verità vera, se vale la pena. Questo è veramente fantastico. Usandolo di punta ti fa delle righe stra sottili, usandolo più di corpo, ma è fantastico questo eyeliner. E poi devo dire che ultimamente uso tanto una riga sottile di eyeliner marrone, devo dire che mi piace molto. Anche se metto una matita, no? Poi riprendo giusto l'attaccatura con una riga sottile e secondo me dà un'intensità diversa. Bello. Poi vabbè, passiamo oltre della palette perché non sono in... non lo so, devo capire.
Tanto qui posso usare questo all'angolo interno, via, il colore numero uno. Ma vedete, non è così brillante come, non lo so. Sapete che non sto mica impazzendo io per quella palette qua. Per un attimo l'Iconic London, l'illuminante che useremo dopo. Vediamo di schiarire un attimo l'angolo interno se ci riusciamo, che ormai ho fatto una base troppo scura. Vabbè, però un po' lo schiarisce. C'ho glitter dappertutto, tra l'altro. Ma quello, vabbè, puoi fare la base dopo. Non lo so. Mi aspettavo una roba... Devo dire che mi aspettavo una cosa diversa, in onestà. Poi mi vedo glitter figo da tutte le parti. Ovviamente va riprovata, non puoi dire una roba no la prima volta che la usi. Adesso che ci prenderò un po' la mano, imparerò a conoscerla meglio e boh, poi dopo vediamo di che morte morire. Ok, allora, questo comunque è il risultato, non mi dispiace, non impazzisco se devo essere onesta. Vedo qui. No Giulio, potevi lasciarlo come era. L'eyeliner è così, no? Poi dopo alla fine ingrandisci la linea. Ce la teniamo più grossa. Ok, invece di questo, no, ero molto curiosa anche di quello. Comunque, è uscito il nuovo mascara di Lisa Eldridge che si chiama Kitten Lash Mascara. Packaging super lusso, scovolini nell'astomero bananato. E io direi che lo proviamo. Ho comprato anche l'eyeliner, però oggi l'eyeliner nero preferivo marrone. Vediamo com'è sto mascara che sono molto curiosa. Ah, così subito? Questo è il classico mascara che dà curvatura, lo senti? Nonostante abbia delle micro dentellature, proprio per il fatto che è bananato e che spingi per far aderire il mascara alle ciglia, vedi subito la curvatura. L'effetto già per una passata super leggera è molto carino, anche se essendo una formula un pochettino più liquida del solito e pulendo bene quando togli lo scovolino dal tubo, il... Cosa sto dicendo? Avete capito cosa voglio dire? Cioè che tira via molto prodotto quando lo estrai. Ecco, questo è il punto. E quindi non ti carica molto le ciglia. Devi stratificare. Ho un peluco qua. No, un glitter. Oh però. Inizia a voler dire la sua, eh. Non è per adesso un mascara che dici oh drama. Ma comunque un mascara appena aperto è difficile che ti urli drama. Pettina molto molto bene le ciglia, vedo subito immediatamente la curvatura, considerato anche che non ho piegato le ciglia, ed è un ventaglio molto aperto, non so se notate. Vabbè, lo metto anche dall'altra parte, torno, poi vi dico, proseguiamo con i commenti. È un mascara che puoi veramente lavorare, perché ci mette un attimino ad asciugarsi, e quindi puoi ottenere un risultato, secondo me, un po' più naturale o un pochettino più carico. Perché adesso che l'ho stratificata, è sempre il primo strato, cioè non ho aggiunto strati, però ho continuato a lavorare bene le ciglia, l'effetto è molto bello, molto aperto, molto ventaglioso. Ok, qui non le ho messe drittissime, ma colpa mia. Devo dire che ha il suo perché. Proviamolo anche nell'area inferiore, guarda che sono curiosa. Ah, la micro dentellatura nell'area inferiore dà sempre soddisfazione, che io qui ho una bolla d'acqua e quindi sembra sempre che il mascara non stia così bene nell'area inferiore. E ecco qua le ciglia che mi sta quasi toccando. Però la classica espressione dialettale di casa mia, ecco qua. bello anche nell'area inferiore, ragazzi, devo dire, bello. Mi sono caduti un paio di pezzettini di prodotto, ma a volte quando un mascara è molto nuovo succede. Ci sto? No, non è vero, ce li ho, me li ha già portati. Mitico Assistant. Qui devo sempre ripulirlo, ragazzi, quando metto il mascara nella rima inferiore. Sto trucco. Sta palette non lo so. Non lo so, devo dire che non lo so. Dovremo aggiornarci su questo punto. Se però voi l'avete provata, eccetera, fatemelo sapere. Invece il mascara, devo dire che mi è piaciuto molto. Prima applicazione, ovviamente. Sono sicura che appena si addenserà darà ancora di più. E vi lascerò però scritto giù o in un commento pinzato se sono impazzita a struccarlo oppure no. Però dai, andiamo oltre.
Allora, poi devo assolutamente. Vi ricordate che nel video delle scoperte vi ho parlato dei bellissime nuove matte bronzer di Rem e anche dei blush? Finalmente un'uscita che veramente per me ha fatto la differenza di Rem Beauty. Ho comprato il colore più scuro, come vi avevo detto, che si chiama Out of Office, che sembra scurissimo. Speriamo non lo sia. Non lo so. C'è un bel gap dalla prima. La prima era troppo chiara, questa è troppo scura, secondo me. Perché sono passata subito al colore 2. Vabbè, vediamo. Fine, Hourglass, una volta che si fissa, togliela. Ma, secondo me, ancora più interessante è il pennello che ha fatto Rem Beauty da bronzer, che si chiama appunto Bronzer Brush. Guardate la bellezza. Rientra, ha un taglio bisotté e sembra quasi un duo fibre come densità. Vedete? Questo mi incuriosisce tantissimo. Vabbè, che forse sarebbe meglio provarlo con una terra che uso sempre piuttosto che questa. Perché con una terra che non... Mamma, com'è scura. Mi sa che ho fatto la cavolata del secolo. Vabbè, dopo provo a metterla magari in un accenno. Ma prendiamo una terra che conosco benissimo, che io amo follemente. Charlotte Tilbury, vedete sulla mia postazione. L'Airbrush Bronzer 2 Medium. E vediamo com'è sto pennello, perché mi incuriosisce da 1 a 10.000. Ah, si satura più al centro. Sembra quasi più un pennello da... bronzer in crema, il feeling che ti dà, più che da bronzer in polvere. Però bello, molto, poi non pizzica, setoso, bello, bello, bel pennello, mi piace. L'unica cosa è che secondo me questo non è un taglio di pennello adatto se hai un bronzer troppo pigmentato, proprio perché sia un duo fibra, ma in alcuni punti ha una grande densità di cioè preleva tanto prodotto. E tipo questa, che è una terra stratificabile, secondo me è la texture assolutamente perfetta per un pennello come questo. Secondo me questo me lo godrò tantissimo con i bronzer in crema, ve lo dico la verità, o con quelli liquidi. Mi sembra proprio... Non ho preso quello da blush perché mi sembrava troppo piccolino e un pochettino troppo, come si dice, compatto per tipo il tipo di pennello che uso solitamente io da bronzer, che sapete a me piacciono belli cicciottosi, morbidi, ampi. Io adoravo quello di... come si chiama? Jaclyn Hill, vi ricordate? Quello bianco. Pennello è stupendo, veramente stupendo, perché dà un effetto molto airbrush, cioè diffonde tanto tanto il prodotto. Bello, bello il pennello, mi piace, bello. Dov'è? Poi io, sapete che non riprendo il pennello con cui ho messo il fondo in polvere, pulisco i bordi, solite storie. Voi come state a proposito? Bello, mi piace molto. Secondo me lo godrò un sacco appunto con i prodotti in polvere. E poi dobbiamo provare questa sciccheria, ragazzi. Sapete il profumo, cos'è? Café Rosé, di nuovo di Tom Ford, di cui vi ho parlato, che a me piace moltissimo, nonostante non sia una fan né del caffè né della rosa. Molto strano, impazzita. Hanno fatto la collezione dedicata a questo profumo col rossetto, che però adesso non vi mostro, e con il blush in crema. Si chiama Crème Blush 01 Café Blush ed è packaging 10 e lode, ma anche il colore sembra troppo il mio. È un cremoso juicy morbido, stratificabile, succoso, secondo me è bellissimo e direi di andare, e poi dopo magari andiamo on top con un blush in polvere. È molto più stratificabile di come te lo aspetti, anche se scavagni non si rovina il disegno. Il colore è meraviglioso. Mi ricorda vagamente come vibe il Pillow Talk di Charlotte Tilbury, per darvi un'idea del sottotono un po' che mi ricorda. Bellissimo. Sembra come la pelle naturalmente leggermente arrossata, più che col blush, no, applicato. Ha una texture bellissima, spero veramente che amplino la collezione, che non rimanga uno solo, ma che facciano più colori. Bello, bello davvero, non pensavo, perché è tipo come una gelée, ok? È come una gelée idratante, ok? Che però, vedete, pigmenta anche troppo, ne ho messo un quintale, vabbè, lasciamo stare. Comunque, bello, bello bellissimo, colore 10, formula 10, bello bellissimo, vabbè, eleganza, che ve lo dica fa, cioè, Tom Ford, nel senso. Se la fa pagare, ragazza. Però bellissimo, bellissimo, bellissimo davvero. Riprendo un attimo il pennello del bronzer, che mi sono allargata parecchio.
Sapete che ultimamente col blush ci faccio il bagno? Beh, vabbè, non che prima non lo facessi. E a questo punto, visto che lo faccio sempre il blush in crema, soprattutto questo che rimane leggermente glossato, vado su con un blush in polvere che sto amando. Vi ricordate, ve li ho solo citati nel video delle novità che valgono la pena, ma mi sono soffermata sui Lip Oil nuovi di Guerlain. Questi invece sono i Terracotta Blush, sono bellissimi. Questo colore penso sarà quello che metterò, che si chiama 02 Coral Clair, che mi sembra possa stare veramente molto bene. E poi ho preso la bellezza delle bellezze, 01 Rose Clair, che è il nostro classico rosa nude freddo succoso. Guardate che bello che è, cioè boom, è stupendo. Poi una formula molto sottile, molto sfumabile, veramente bella. E questo qua è il Corel, forse è troppo corallo per questo. No, quasi quasi tento con rosa, ma una spolverata leggera giusto per settarlo. Il mio solito pennello Ariel e Morphe. Ah, sì, è lui, lo rende solo appena più rosa. Mamma quanto blush ho messo, che poi dal vivo è già tanto, figuriamoci in camera, cioè sembra che... Io poi sapete che con il risultato di pennello passo sempre un po' sotto agli occhi perché non mi piace troppo lo stacco. Ho messo un camion. Prendo un attimo il mio solito polvere da contouring di soda 101 Coffee Cake. Voglio andare proprio qua sotto per dargli un pochettino di contrasto, se no sembra che ho messo solo il blush perché ne ho messo un camion. E poi sapete cosa facciamo? Andiamo a fare un po' di buffing technique ai bordi del blush perché mi sono veramente allargata un casino. Quindi solito. E cosa faccio? Vado a fare dei cerchiolini, vedete, intorno a dove ho messo il blush, ai bordi del blush, così è più sfumato. È una tecnica che si usa per far sì che non ci siano le linee di definizione dove hai messo un prodotto, no? Quindi ammorbidisci tutti i suoi bordi in modo che lasci il colore concentrato, ma per cui l'ho messo anche dopo, comunque lo ammorbidisci in questo modo, ed è una tecnica che mi piace moltissimo. Ecco, dal vivo tipo il blush così è perfetto, spero che in camera non sia too much, perché dal vivo non lo è, devo dire. Quando avete fatto questa roba qua, ricordatevi il più possibile di rimettere la peluria del viso nell'ordine giusto. Perché qua sembra sempre che ho dei rossori che fanno l'effetto macchia e non ci posso fare assolutamente niente. Mi piace provare le cose con voi, sapete? Poi ho sempre paura magari di offendere se dico che una cosa non mi piace, perché magari, non so, questa è una palette costosa, vi piace tantissimo, non ve la prendete se io per ora non sono impazzita, è proprio una questione di mero gusto personale, primo utilizzo, ecco. Non sto dicendo che è balorda, eh. A proposito, abbiamo visto prima, questo è spettacolare, ve ne ho parlato anche in live su Instagram, il nuovo Lit and Luminous Baked Highlighter di Iconic London. Stupenda, a me piace steso col dito questo soprattutto, perché col pennello ha un effetto più naturale, col dito ha un effetto più carico, ed è proprio luce. Io lo metto così, faccio così, ed ha un effetto meraviglioso, perché poi essendo cotto, le polveri cotte sono più naturali sul viso, soprattutto se sono di qualità. Faccio una righetta, poi dopo lo sfumo col dito, e questo è proprio un tipo di illuminante che mi piace tantissimo steso col dito. Ed ha un finish bello potente, cioè, nel senso, Iconic London fa illuminanti potenti. Questo è meno potente di altri, ma stupendo, meraviglioso, devo dire. Mi sta piacendo tantissimo questo illuminante. Ok, che dite? Ma prendiamo un po' di Corel. Tanto ne ho messo poco di blush. Giusto qui. Sì, ci voleva questa aggiunta di colore un pochettino più caldo. Basta, Luglia! Allora, e qui dobbiamo proprio parlare. Dunque, partiamo, no, lì ci arriviamo dopo. Partiamo da Dior. Dior ha rifatto i lipstick, ebbene sì, arricchiti se non sbaglio anche da oli nobili. Fatemi vedere. Abbiamo Rapeseed Oil, olio di mandorle dolci, burro di karité,
melograno antiossidante, l'estratto di peonia, insomma, hanno proprio questo approccio colore e trattamento. Ok, io ho preso due colori, uno velvet e uno satin. Ok, non ho ancora ricomprato il Dior Velvet perché cioè, ce l'ho il 999, ce l'ho nuovo e mi dispiaceva. Il packaging è un po' più slim del precedente, solito design, e mi dispiace molto che non c'è più l'interno rosso, io lo trovo elegantissimo. Comunque, avete il logo CD, questo è il 300 Nude Style Velvet e vedete il bullet è fatto in questo modo, quindi è proprio velvet anche alla vista. Hanno rifatto anche le matite labbra e infatti ho preso la 300 Nude Style da mettere con questo e direi che la proviamo subito. Ah, fì, è più scura di quanto pensassi. Pensavo fosse il mio solito nude, invece no. Oh, però bella, nocciola. Un nocciola che è più cannella che nocciola. Messa male, ma vabbè. Queste matite le conosco perché le ho già provate e sono, perché ho preso un altro colore ma qui non ci sta, molto long lasting. Cosa danno come caratteristica? Ci danno qualcosa sul packaging? Comfort e long wear. Yes. Ok, proviamolo. Scurissimo. No. Pensavo fosse una cosa tipo nude look. Ricordate il Rouge d'Or Nude Look? Molto profumato. È un velluto differente, nel senso che è più pastoso del velvet precedente. Colore molto bello, freddo, più scuro di quanto pensassi. Mi sento un po' il sapore in bocca, che non è una cosa che io apprezzo nei rossetti, quando ti senti il sapore in bocca. Comunque questo colore non è male, non è il mio da tutti i giorni, ecco. Proviamo invece il satin, che sono molto curiosa perché del satin ho preso Promenade, che era un vestito che io adoravo. Lo conobbi grazie a un kit, ricordate i kit che Dior fa per Natale, dove ci sono questi, non so, i refill e un colore nel case, che sono una delle uscite più belle dell'anno secondo me di Dior. E questo qua è il 434 Promenade invece satin, quindi vedete che il bullet diventa lucido, il colore sembra bellissimo. Proviamolo. Ecco, questo è più il mio vibe. È un pelo più pescato di quanto li porto di solito. Io lo ricordavo più rosato nella vecchia formula, ma potrei sbagliare. Forse più che satin lo chiamerei cream, perché il livello, vedete, di rifrazione della luce è molto elevato. Quindi anche come scorre sulle labbra mi ricorda più un cream di un satin. Un satin di solito è un pelo più asciutto, però potrebbe anche essere che poi asciuga abbastanza indossandolo. Molto molto bello questo colore, molto portabile anche da tutti i giorni. Molto molto carino, devo dire, molto carino. Mi piace più questo dell'altro, non come finish, perché io adoro i rossetti velvet, ma come colore. A proposito, siamo al punto che non vedevo l'ora che arrivasse. Dunque, come vi dicevo, ragazzi, MAC ha rifatto i matte. Cioè, se c'è una cosa iconica, sono i matte di MAC. Quando ho letto che sarebbero usciti i Maximal Matte Lipstick, ero un po' triste. Perché ho detto, ok, fammi un'altra linea, ma non me lo togliere. E tra l'altro, quando sono i MAC, ho visto che stanno togliendo, cioè c'è adesso, non c'è più il lustre, ma c'è il Lustre Glass Shine, un nome del genere. Cioè non vedo più l'Amplified, il Retro Matte, ad esempio ho preso anche Ruby U, ma è matte, non è più Retro Matte. Mi dispiace questo sconvolgimento nella Maison MAC. Anyway, ho preso su anche due formule vecchie, così li compariamo. Dunque, partiamo dal più famoso di tutti, Velvet Teddy. Velvet Teddy è iconico. Dunque, innanzitutto il bullet è diverso, diventa più grande, ha un finish proprio differente. E non lo so, lo vedete subito che è diverso, ma a parte questo, ok, che del bullet ce ne frega meno. Molto bella la lavorazione che hanno fatto, così effetto velluto sul bullet con la scritta
MAC, e questi, se non sbaglio, sono stati arricchiti anche questi da principio attivo, quindi li hanno rilavorati. Abbiamo karité, olio di cocco, burro di cacao, hanno insomma messo questi oli e burri che vanno a contrastare poi l'azione matte potenzialmente disseccante del prodotto. Vanillina, quindi saranno di dolce. Sanno di torta di zucchero a velo, tipo, che per me, a me non dispiace. Allora, questo è il nuovo Velvet Teddy 617 matte. Sapete che mi ricordava un colore diverso? Anche qua. Non è molto rosa con un punto freddo. Ma vediamo l'altro Velvet Teddy, quello storico. È iconic. Sì, vedete? È una differenza minima, eh? Ma è più caldo. Aspettate, ve lo metto qua, così lo vedete meglio. Questo è Velvet Teddy Original e questo è Velvet Teddy Maximal. È minima la differenza, ma è un pelo più chiaro e un pelo più rosa. Non so se dalla camera si vede, dal vivo è una cosa che noto bene, ad occhio nudo. Spero che in camera si veda. No, non noto una differenza enorme come feeling. Semplicemente questo è leggermente più scorrevole. Secondo me, vedete che riflette appena di più la luce rispetto a questo. Deve essere proprio la questione degli oli e burri contenuti comunque. Carino, su di me mi piace di più appena più caldo, un pelo meno rosato, ma quello è gusto del tutto personale, ok? Poi, ho preso il caffè mocha, che dovrebbe essere, immagino, come mocha satin di un tempo, ok? Tra l'altro, è un colore un po' particolare, adesso ve lo faccio vedere, rimanendo nella scala di nude, ve lo metto qua. Perché vedete che butta tanto fuori una sorta di rosebud come colore. E cercando una matita nelle mie peregrinazioni, ho scoperto che la Huda Beauty Lip Contour Pink Brown è la perfetta per lui. Perfetta, sono identici, cioè combo favolosa nel caso cercasse una matita labbra. Comunque questo invece è mocha, quello di una volta. Vedete che è diverso, questo è più scuro. E paradossalmente, nonostante questo fosse un satin, non riflette molto di più la luce dell'altro, ok? Sì, ma avevo visto in altri video che dicevano che i colori comunque non erano perfettamente identici, ma ci può stare. Comunque, proviamo il nuovo caffè mocha 683. Oh, mi piace molto. È tipo Promenade in versione matte. Diciamo che per essere un rossetto matte, comunque, cioè non è un matte vellutato, non è un matte asciutto come i vecchi MAC, che però, devo dire la verità, era una cosa che io adoravo, il fatto che i rossetti di MAC fossero molto matte, proprio lì, long lasting, asciutti. Questi vedete che hanno più creaminess all'interno, che non è che, non lo sto dicendo come nota negativa, è una differenza che noto rispetto alla formula originale. Colore molto molto bello, devo dire, comunque. Ma adesso abbiamo anche Warm Teddy. Mi chiedo se Warm Teddy sia una sorta di Teddy 2.0 della formula precedente dei Powder Kiss, che credo comunque siano rimasti a catalogo i Powder Kiss. Ho fatto veramente una porcheria. Meglio. Proviamo anche Warm Teddy, poi ve lo metto di fianco così capiamo. Allora metto al volo la mia matita labbra del periodo, l'amo, che è la Precision Pout Lip Liner di Kylie Cosmetics in Smitten, perché esattamente il colore delle mie labbra è un pelo più scuro, è perfetta per fare i contorni. Cioè, sono io semplicemente più definita. Questa matita a 10. Peccato che non ho trovato Boldly Bear, se no era perfetta da provare con Velvet Teddy. Comunque, Warm Teddy. Vediamo com'è Warm Teddy. Mi piace questa formula. L'avrei però aggiunta, non avrei tolto i matte storici, perché io li adoravo. Whirl, Taupe, Velvet Teddy e Ruby Woo. Almeno loro li avrei lasciati anche in versione matte. Eccolo! Lui!
è il mio Teddy. Così, meno rosato, così è il mio colore. A proposito, guardate, vi rimetto sul nuovo, se lo trovo, il nuovo Velvet Teddy sopra, così vedete la differenza di colore. Guardate quanto è più nocciola e un po' più scuro rispetto al rosa. Si vede? No, ve lo metto qua, vedete meglio. Questa è Velvet Teddy, questa è Warm Teddy, così nel caso foste interessati avete anche una reference colore. Ah, è lui e io! Ah, sono diventata team Warm Teddy in questo istante. Warm Teddy è il mio! È il mio! Mi piace! Quindi questa è un po' la situazione primo utilizzo della nuova formula MAC, ma ne vedremo altri, anche perché io adoro i rossetti MAC. Questi mi ricordo, cioè mi sembrano come una via di mezzo tra un matte e un satin, per darvi il feeling dei... Capite? Avete capito? Bene, però ho preso anche il nuovo rossetto di Charlotte. Sapete che ha fatto la collezione di rose e di rossi? Ok, questa è la collezione dei rossi ed è il Pizzazz. Pizza ZZ, Pizzazz. E ho scelto lui. Loro lo chiamano Luminous Modern Matte Long Lasting Lipstick. Packaging 10, ma è la bellezza di questo colore, dovete vederla. È il rosso proprio. Vedete, butta quasi il fragola ma rimane cupo. Questo punto di rosso è magistrale a mio avviso. Niente, la pancia fanno più. In più ormai ho sbavato di tutto, ma dite tutto comunque. Almeno sotto ve lo faccio vedere perché è troppo bello. Guardate. Oh! Io vi ho avvisato. Pizza ZZ. Sì. Vabbè. E bene. Concludo provando il nuovo setting spray di Rain Beauty che si chiama Mist Thing e con estratto di tè nero kombucha. Ecco, abbiamo già colorato il nostro setting nuovo, perché no? Perché poi questi, sapevo io, questi materiali poi è difficile farlo venire via. Comunque, bello in mano, sì, ciao. A rossetto di Charlotte Tilbury all over the place. Inci, come siamo messi qua? Ok, questo è il vero setting spray, contiene alcol, che ovviamente l'alcol aiuta a far fissare il trucco, ha anche dei siliconi, che hanno un film e quindi fanno durare di più il trucco, però abbiamo la tremella, che trattiene acqua, abbiamo il tè nero fermentato, super antiossidante, abbiamo cellule staminali vegetali, abbiamo il goji, eccetera, profumo e derivati degli oli essenziali, quindi non è un tipo di prodotto che userei tutti i giorni, però l'Inci mi fa pensare che sia un setting spray long lasting. Micronizzazione perfetta. Ma è profumato però. E di cosa soprattutto? Non ve lo so dire. Però livello di micronizzazione fantastico. Bene, questo è quello che io veramente oggi volevo provare. Non è tantissimo, ma devo dire che erano delle cose molto succose e abbiamo sicuramente degli up e più up e più down. Sto rossetto messo così però non si guarda, vero? No. Devo dire che sono contenta comunque del risultato. E la palette, non lo so. Il blush in crema, stupendo. I rossetti nuovi di MAC, sì, sono diversi, ma sono stupendi poi con la gamma colore. Charlotte Tilbury. Quindi siamo così, un po'... Ah, molto bello questo. La terra invece mi sa che ho proprio sbagliato il colore. Io ringrazio tantissimo ancora anche Bottega Verde, davvero ragazzi, questi sono tre prodotti eccezionali, ve ne avrei potuti dire di più. Io adoro sempre la linea body, cioè c'è il bagno schiuma a petali di vaniglia che... Ok, ma questi secondo me, anche se volete iniziare ad approcciare il brand, sono tre scelte eccezionali. Vi ricordo il nostro codice sconto che come sempre lo sapete, io lo leggo perché me lo scordo. Giulia BV24, scritto tutto attaccato e tutto maiuscolo. Vi ricordo che è valido sia sul sito di Bottega Verde sia negli store, dovete semplicemente dirlo a voce. Vi ricordo che vi dà diritto al 50% di sconto a partire dal prezzo di listino. E vi ricordo che ad esempio ci sono delle esclusioni come le novità e come i prezzi bloccati, ok?
Quindi direi che questo è tutto, trovate tutto qua sotto, grazie della compagnia, se il video vi è piaciuto anche con qualche fail lungo il percorso, mi raccomando mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e vi auguro una splendida serata!